questi due ragazzi si allenano entrambi nella solita squadra, ma in due accademie diverse. Andrea si allena a Pistoia, un mio allievo, e Floriano è un allievo di un mio grande amico che è Ivo, che non so dov'è, si alza la mano. Ah, ok. Ah, ecco, ecco. Quindi stasera vedrete per primo un incontro di grappling, come ho detto, quindi di lotta senza kimono, dove si parte dalla posizione in piedi, ci si deve portare in terra e si deve cercare di bloccare l'avversario e finalizzare, quindi costringerlo alla resa con, tramite uno strangolamento o una leva articolare. Diciamo che in tanti casi è una buona base per cominciare a praticare le MMA, quindi le arti marziali miste. Basta parlare, ora comincio, questo round dura 5 minuti e non c'è arbitro. A voi ragazzi, vai, a voi. Un applauso ancora. Vai te. Allora, spiego cosa sta succedendo. Andrea ha attaccato le gambe Floriano e Floriano ha provato un attacco di ghigliottina, quindi uno strangolamento al collo. Adesso sta provando una leva al braccio e finalizza Andrea. Come avete visto, Andrea ha battuto. Aspetta, che è entrato poco, ho fatto un altro giro. Come avete visto, Andrea ha battuto perché è arrivato il braccio in iperestensione, quindi se non avesse battuto molto probabilmente si sarebbe rotto, insomma, il braccio. Ok, dai, si ricomincia. In una gara ufficiale naturalmente Andrea avrebbe perso. Floriano, quindi l'atleta che sta sotto, ha assunto la posizione di guardia chiusa, quindi con le gambe chiuse dietro il corpo dell'avversario. Da lì in altri sport come nel judo si sarebbe perso. Questo? Ok. Si tiene troppo bracci lunghi e succede che entrano le leve. Quindi, continuando. Dicevo, dalla posizione di guardia chiusa nel Brazilian Jiu-Jitsu, nel grappling, si può attaccare l'avversario, come avete visto appunto Floriano con delle leve al braccio in questo caso. Si può anche ribaltare. Andrea ha messo uno strangolamento che si chiama Anaconda Choke e sta provando a tirarlo girando verso le sue gambe e Floriano sta difendendo scappando via. È uno strangolamento molto forte. Cosa succede se non si batte, quindi non ci si arrende? Si sviene, ci si addormenta. È una disciplina molto faticosa, si lavora tanto di isometria più che di esplosività. Grazie.
Sofia. Io mi ha detto che non posso urlare. Adesso l'obiettivo di Andrea, quindi del ragazzo che sta sopra, è passare la sua guardia come sta facendo, e l'obiettivo di Floriano è richiudere in una posizione per lui di vantaggio, quindi che gli poi permetterà di attaccare. È 5 minuti. Dimmi tra un po' 6 minuti. No, dorme. Dove? Sicura. 5 minuti a regola. Però è già più di 5 minuti. Vai. Molto bravi. Grazie. Da fuori sembra un po' un lavoro statico, ma c'è tanta strategia, tanta preparazione. Molto bene. Ok. Un altro applauso a questi ragazzi. Forza Brasil! Chiamo dei